rosso. Che farò, non so quando lo farò e non so se già nei prossimi video lo vedrete. È stato deciso che appena avrò la disponibilità economica mi comprerò lo Zoom H6. Come vi ho già detto in passato, non amo far pubblicità prima di comprare ciò che vorrei, ma ho finalmente deciso che un'ottima acquisto, perché non so se si nota, ma in gran parte dei video si sente, soprattutto usando il Blue Yeti, si sente appunto il PC che va, quindi non è tanto bello, nel senso, a meno che non siano video specifico richiesto, però il rumore del PC di sottofondo non è tanto piacevole, e voi mi direste:
stagione, però col Tascam alcuni setaggi non posso farli. Vi faccio un esempio: posso mettere un microfono esterno, però mettiamo a casa che quei due microfoni che vorrei comprare io, che sono Shotgun, sarebbero direzionali. Non so come spiegarvi, nel senso che la parte superiore è l'unica parte che registra, mentre tutto il corpo, che è lungo, non registra. Nel senso che come si dice, il sensore è alla fine del microfono, poi c'è questo corpo abbastanza lungo e ai laterali si sente praticamente quasi niente, e solo alla cima, all'apice, si sente. Infatti lo schema grafico è proprio fatto così, specie di fungo, e non è cardioide, è proprio la parte davanti solamente che registra. E quindi se voglio mettere dei microfoni a condensatore attaccati per fare un podcast in ASMR non posso, cioè volendo potrei prendermi una scheda audio, però non è la stessa cosa, cioè è la stessa cosa in realtà, ma la differenza è che devo per forza appunto lasciare il PC acceso, mentre in questo caso il PC posso spegnerlo e posso soffrire della silenziosità appunto del Zoom H6, quindi il discorso è abbastanza complesso. Sarebbe quello che ha fatto anche Rasule. Casomai avessi la disponibilità economica di prendermi uno Zoom H6, mi comprerò probabilmente appunto i due shotgun che ha preso Rasule. Nel caso, nei prossimi video che vedrò, noterò che appunto la qualità è alta. Grilli.
sinceramente di più i video dove la dove si hanno sfondo neutro, perché talvolta ho notato che i sfondi che ho messo in passato il mio video. Se ti è piaciuto, metti un like. Se non ti sei iscritto, iscriviti. E per seguire ogni mia singola pubblicazione, clicca sulla campanellina vicino. Grazie. E al prossimo video.